struttura del comune dove io ho il piacere di rappresentarlo come sindaco. Mancano alcuni componenti, pertanto le mie figure più importanti sono gli assessori che vedete qui, il segretario. È una piccola realtà, un piccolo paese, ma a cui mancherebbero alcune cose che comunque sia cercheremo di portare avanti, che sono buone. Non sono le fondamenta di una realtà paesana, però diciamo che sono importanti. Per quello che potevamo fare, abbiamo fatto. Abbiamo qui una persona significativa e importante, la dottoressa Tardella, che rappresenta il capoluogo di provincia in maniera egregia, come prima tifosa della maceratese. Oserei dire con tante energie proprie, perché nessuno me ne voglia, ma anche io ho preso parte della maceratese, sono stato persona che si è speso per la maceratese, ero dentro le fila della maceratese e so quanti problemi per portare avanti una compagine sportiva, la coalizione, la squadra di calcio. Prima di indossare una giubba, una maglia, a Monte ci sono grandi difficoltà. Questo momento qui di presenza non è un punto di arrivo, ma è un punto di partenza per tutti voi che date seguito alla vostra passione sportiva, che siete stati prescelti, chiamati per la stagione calcistica. Io vi vorrei toccare dentro, così come è mia abitudine fare, per dare degli stimoli. L'uomo non è ciò che veste, ma l'uomo è ciò che manifesta. Quindi nella vostra chiamata, per ciò che voi farete nell'anno calcistico, i vostri comportamenti saranno poi la conclusione di una stagione che porta a dei risultati più o meno ottimali, e io mi auspico, come primo o ultimo, se vogliate, dei tifosi, a far sì che questo sia un anno particolarmente felice, ripeto, per chi spende tante proprie energie. Abbiamo fatto tanto, credetemi tanto, affinché la maceratese tornasse a seno. Ci tenevo, la dottoressa non me ne voglia, ma lei sa che abbiamo fatto tanto e sono pronto a rifarlo ancora, per lo stesso identico motivo che mi unisce a quel filo di vita e a quei motivi che sono le fondamentali o i fondamentali comportamenti della stessa. E come sindaco, grazie ancora. A nome della maceratese, ma credo anche a nome della città di Macerata, noi vogliamo ringraziare anticipatamente questo consiglio comunale, gli assessori e in particolare il sindaco. Il sindaco mi dice, ed è vero, quali e quanti sforzi abbia fatto per riportare la maceratese a seno. Voi sapete che noi negli ultimi due anni siamo andati appena a San Giovanni e il sindaco sa qual è stato il motivo. Il motivo è stato anche lì, un motivo, se posso dire, più umanitario che non realmente fatto di necessità, in quanto l'amico Paolo Dezzi aveva perso un figlio calciatore all'età di credo 18-19 anni, e quindi vedere per 10 giorni intorno a sé i ragazzi della maceratese era motivo di grande gioia e di grande sollievo. Questo però non ci ha impedito di capire quali siano stati gli sforzi di questa amministrazione, in particolare del sindaco, che ringrazio ancora, e quindi siamo venuti molto volentieri. Il sindaco prima faceva accenno alle doti personali e umane. Io le posso garantire, signor sindaco, che per aver vissuto 3 anni con questi ragazzi, alcuni sono nuovi ma molti sono
già della maceratese, che le loro doti, non solo dei ragazzi ma dei tecnici e di tutti quelli che fanno parte di questo staff, sono doti altissimi. Quello che noi abbiamo fatto, l'abbiamo fatto perché c'era un gruppo splendido guidato da un allenatore che non solo sotto il profilo tecnico, che io dico di non saper giudicare, ma che in realtà comincio a capirne, ma sotto il profilo umano, lui come tutti gli altri, come tutti i giocatori, hanno portato alto il nome della Maceratese, prima come persona e poi come giocatore. Noi siamo una squadra che ha avuto meno multe, siamo una squadra che in campo si è sempre comportata con onore, e di questo forse è la cosa di cui vado maggiormente orgogliosa. E rispondo poi simpaticamente: io spero di incontrarla qui come presidente della Maceratese e come nient'altro, perché la soddisfazione che scaturisce, l'ho scritto ieri su un blog di un ragazzo maceratese, reganatese, scusate, che chiedeva al sindaco per quale motivo fosse così entusiasta del loro ripescaggio in Serie C. E allora la risposta anche da parte mia, perché era una persona che conoscevo e nello stesso tempo facevo gli auguri a Feodomo per la permanenza in Serie D, era proprio questo, cioè l'emozione di vedere un gol, l'emozione di vedere dei bambini della scuola calcio, l'emozione di vedere dei ragazzi. Era una persona che come me è vissuta sempre lavorando, credo onestamente, ma in ambiti piuttosto seri o seriosi, perché il mio campo d'attività è sempre stato la sanità, ma Maceratese non è una grandissima soddisfazione. E quindi credo che noi da questo punto di vista possiamo offrire delle garanzie. Magari non le offriremo come la migliore squadra di questo campionato, ma sicuramente le possiamo dire, e glielo diciamo sin da subito, che siamo delle persone a modo, oneste, e che in campo ci comportiamo sempre bene, quindi ci comporteremo bene anche in questa stagione, che sarà una stagione difficilissima. Questa mattina io purtroppo ho fatto tardi perché ero a parlare con un avvocato per la situazione di Banca del Marco, e quindi ero con l'avvocato Danone, porto le canate, qui falliranno banche, falliranno situazioni che per il territorio maceratese e non solo, ma marchigiano tutto, creerà delle grandissime difficoltà. Noi cerchiamo di comportarci comunque in maniera corretta con i ragazzi, con gli stipendi, con i dirigenti, con tutti. Io la ringrazio, sono certa che ci comporteremo bene, sia in ritiro e sia poi a Macerata. Invitiamo ciascuno di voi a venirci a vedere e vi ringraziamo anticipatamente per tutto quanto state e farete in questi giorni. Grazie.